Eccomi, ce l'ho fatta, ci sono. Sono qui, sono tra voi. Mi sentite? Mi vedete? Non mi vedete, però mi sentite. Boom! Eccoci, come va? Mi sentite? L'audio c'è? A posto. E allora, we are ready. Audio c'è, video c'è, molto bravo. Mi tolgo le cuffie, in realtà, perché non mi sente, non mi serve sentire la mia voce tantissimo. Abbasserei anche un po' la musica, che è un po' alta. Come va? Dai, chiacchieratina di un'ora. Aiutatemi a rilassarmi. Sono piuttosto stanco quest'oggi. Ho passato la giornata a guardare come si chiamano? Che robe di PowerPoint, presentazione di PowerPoint, questa è stata la mia giornata. Molti numeri, molto PowerPoint. Quindi, al solito, sono qui per rispondere a qualche domanda, facciamoci un po' di compagnia, parliamo di cose, leggere, meno leggere, quello che volete voi. C'è già una domanda, vedo. Quindi ci andiamo tra un istante. Grazie per aver visto il video di questa settimana. Molto impegno è andato anche questa settimana nel cercare di costruire le puntate, nonostante il fatto che il team sia esausto, siamo stanchissimi. E sono stati tutti molto bravi, tutti e tutte molto bravi e brave, durante la live scorsa, di venerdì scorso. È stato un po' un delirio, però ce la siamo portata a casa. Ancora grazie ai moderatori, ai quali ancora devo il regalo di Capodanno, ma direi che siamo più o meno di Natale, di Capodanno, ma direi che siamo più o meno lì, con i ritardi accettabili, no? Nel senso, se è accettabile una fattura a 90 giorni, anche un regalo a 90 giorni è accettabile in questo paese. Quindi, nel senso, bravi tutti. Peraltro vedo che... in realtà, vedo che Elena scrive a qualcuno che non so come... ritrovare, che chi è nelle prime tre file al podcast può rimanere sino a dopo. In realtà è solo la prima fila, è solo chi è nella prima fila che rimane, e c'è tutto il pacchetto speciale nel podcast. Però non riesco a leggere quello che ha scritto l'altro utente, quindi c'è questo. Però ecco, non so, volevo darvi questa informazione. Ora arrivo alle domande. Ah, per chi ha biglietti premium? Ok, a posto, per chi ha biglietti premium? Per i biglietti premium funziona che c'è un ingresso anticipato, in cui in genere io chiacchiero un po' con le persone che arrivano prima, una quarantina di minuti, ecco, una cosa del genere, meno di una live, ma non troppo. In genere anche con l'ospite, se vuole rimanere, se vuole parlare un po' col pubblico, eccetera, c'è un po' questo pacchetto speciale. Quindi, nel caso se siete nelle prime file, venite prima, alle 19, perché c'è questa cosa qui. Poi potete riandarvene se volete e andare a bere, però per le file premium c'è l'ingresso speciale. Arrivo alle domande. Vedo che avete notato, voi siete molto attenti alle cose che ci sono sulla mia scrivania. Noto questa attenzione importante. Devo starci un po' attento, perché c'è sempre un sacco di spazzatura sulla mia scrivania. Come il libro di Rick Dufer! No, vabbè, non è vero. Scherzo, Rick, scusa. Era una battuta simpatica. Però è vero, il libro di Rick me l'ha mandato oggi, anche una dedichina, che vi faccio vedere. Non mi ricordo, si può vedere. Con anche la dedichina, guardate che carino che è stato. Con la dedica, super carino. Mi è arrivato proprio stamattina. Grazie mille, Rick. Quindi non è che l'ho messo apposta, l'avrei messo così. Si fa così adesso, no? Cioè, tu c'hai dietro la cosa, c'hai la libreria, e poi guarda caso c'è un libro che è messo così, dritto, quindi no, è un caso, mi è appena arrivato. C'è anche il libro di Lundini, se volete, cioè, però non me l'ha mandato Lundini, questo. Invece quello di Rick me l'ha mandato Rick. Lundini, vergognati che non mi mandi niente. Ho molti libri qui, in effetti, come potete vedere, perché sono un uomo colto, e quindi ho molti libri. Quindi,
per fare amicizia con me bisogna mandarmi i libri. Però io so, io ho un problema, io continuo a comprare i libri e non ho tempo di leggere, cioè sono una roba, ci ho comprato uno anche ieri, vi dico anche come si intitola, Titanic se non sbaglio. Arrivo alle domande, iniziate ad accumularle, al solito rispondo a tutte le domande che mi fate tramite il sistema di super chat, punto esclamativo super chat per fare le domande. E magari non me ne frega niente del libro che ho comprato, quindi sto perdendo del tempo. Però si chiama Titanic, sì, c'è anche il sottotitolo, il naufragio dell'ordine liberale. Comunque il nuovo libro di Parsi, ho comprato il nuovo libro di Vittorio Parsi che si chiama Titanic. Lo leggo, però ne ho un sacco da leggere ancora. Quindi, Margherita, well, I'm back. Un grazie per il lavoro che fate, come va fatto, ma grazie mille. Nello show è in Heia. Peraltro Heia, cioè, stanno arrivando delle novità, cioè, sono state un attimo rallentate dallo sciopero gigante che c'è stato per i trasporti, che tipo da 2 settimane i vettori hanno detto non lavoriamo più e non trasportiamo le merci, e noi eravamo ok, ma noi dobbiamo lanciare delle cose, quindi super novità in arrivo su EIA. Al solito EIA ha dei momenti di buio in cui non dice niente e poi escono le cose, quindi attenzionissima. Live di venerdì scorso, bellissima, felice di aver scoperto anche la redazione, siete stupendi, spero di tornare presto nella vostra terra che mi ha rubato un pezzo di cuore ogni volta. Ma grazie mille Margherita, super grazie, super super grazie, lo apprezzo moltissimo. E torna in Sardegna, venite tutti in Sardegna, venite a vedere la Sardegna e non fatevi solo i giretti nelle spiagge, andate nei luoghi, esplorate, trovate il vostro inner esploratore, ecco. Continuo a sognare Crozza o Cruciani. Chi l'ha scritto? LR. Crozza o Cruciani Parenzo al podcast. Dai, Cruciani Parenzo è un personaggio poliedrico, nel senso alla zanzara è una cosa, fuori dalla zanzara è un'altra. Non mi sono versato l'acqua, quindi tra poco sparisco. Nel senso, Crozza, ti dico, Crozza è forse una delle prime volte che mi viene fatto sto nome, non è un nome molto gettonato, mentre Cruciani è un nome molto gettonato, che mi viene fatto spesso. Si lavora, cioè nel senso, c'è del lavoro dietro, sono tutti molto sfuggevoli, ma si fa tutto. Crozza, oddio, Crozza non c'ho mai, vi piacerebbe Crozza? Moderatori, fate un coso, un sondaggio chiedendo Crozza al podcast sì, Crozza al podcast nie. Se lo fa? Moderatori, questo come se fosse guardie, tagliategli la testa, grande. Anche a me ha fatto impressione sentirlo parlare fuori dalla zanzara. Un po' mi ha fatto dire ah, in positivo, scrive Matteo. Perché, come dicevamo nella live di venerdì scorso, quando ne stavamo parlando, la questione è l'ambiente. È l'ambiente la questione. Perché la zanzara è un luogo nel quale un certo tipo di ambiente, un certo tipo di modo di parlare, di esprimersi, di affrontare le cose, ha senso, mentre altrove non ha senso e quindi non lo si fa. Mi scusate un secondo che mi prendo l'acqua, perché sennò poi muoio. E poi c'è la domanda di Guglielmo, poi di un architetto e poi di The Great Splash. Un secondo solo, Scusate, come vedete sono molto pieno di colori anche oggi nel mio vestire, cioè
non so se si nota che io sono completamente monocolore sempre a sto punto, sto diventando un pazzo. Quindi Guglielmo, arriviamo a te. La zanzara è comunque tutto spettacolo, scrive signor uscita. Trash ma spettacolo. È tutto spettacolo. Cioè, come stai? Mi scrive Guglielmo. Ho preso l'acqua per la gastrite. Bam! Guarda, Guglielmo, cioè, nel senso, non dobbiamo neanche più parlare. C'è una connessione importante. Sono più di 11 anni che ti seguo. Da qui la connessione importante. E ormai sei uno di famiglia. Giusto per non essere infami, ti faccio una domanda facile facile. Qual è per te il senso che trovi nella vita? Cosa ti fa andare avanti day by day? Ok, sarà uno di quei podcast, di quella live. Allora, mettiamola così. Più e più volte io ho criticato la narrazione. Scusate il rumore del garage, che c'è gente che sta andando a casa qui. Ho criticato la narrazione per cui si descrive la realtà come un costante, la costante necessità di impegnarsi e mettercela tutta, padrone di te stesso e manager del tuo destino, perché sono frasi che lasciano molto il tempo che trovano, no? Una cosa che mi caratterizza sicuramente tutta la storia di Breaking Italy è la costanza che io ho messo nel perseguire quello, il mio progetto, no? Perché lo sapete, cioè, no, ho tutto un disagio interiore che copro e nascondo e gestisco facendo progetti e facendo cose. Quello che spesso non si dice è che è difficile fare le cose giorno per giorno, perché nel day by day, come dici tu, ci sono un sacco di alti e bassi, ci sono periodi anche molto lunghi, anche di settimane, anche di mesi, in cui non ne hai voglia di fare quello che stai facendo, non hai più voglia, non hai più voglia. E succede, a me è successo mille volte, ci sono proprio dei periodi in cui io vorrei solo stare a letto per settimane, che sono stanco, mi sono scocciato, sono triste, il tempo è brutto, tante cose, no? Periodi difficili in cui succedono altre cose che quindi ti distraggono. Quello che io trovo che rimane costante è la ricerca del senso, di un senso più alto, ok? Che è molto curioso, perché io più ne parlo, più mi rendo conto che è un concetto un po' religioso. Da una persona che però non è religiosa, io non sono religioso. Crozza sia al podcast 72%, molto bene, molto bene. Ci impegneremo, lavoreremo per voi allora. Nel senso, molti, mettiamola così, c'è sempre un discorso legato all'essere felici, no? Tipo, fai quello che vuoi fare, troverai la felicità, costruisciti la relazione perfetta e troverai la felicità, il mio obiettivo per essere felice è... Mentre io ho un punto di vista diverso, cioè che la felicità, che è il senso, che il senso nella vita, diciamo, quindi lo stare bene, è un sottoprodotto della... la felicità è un sottoprodotto della ricerca di senso, no? Quindi io mi sono messo come missione quella di costruire questa cosa, farla con una certa etica, in un certo modo, con delle dinamiche di un certo tipo, anche quando non lo voglio fare, proprio perché nel momento in cui non voglio fare più una cosa, non mi dico... cioè, mi chiedo, questa cosa mi rende felice? E magari nel momento dico no. Oggi andare a lavoro, fare Breaking Italy, mi rende felice? Alle volte no. Alle volte io vorrei solo stare a letto, sono stanco. Ma andare, anche quando sei triste, mettiamola così, è un passo in un progetto più grande, più ad ampio respiro, che mi porta a pensare che sto comunque percorrendo un percorso verso quella ricerca di senso,
Non so se si capisce, lo sto spiegando molto male. Il discorso è strutturare un percorso. Non è il day by day, ecco. La questione è che non è il day by day. Quando, te la dico in un altro modo, che magari è più facile. Quando mi sveglio la mattina, io non... A parte che mi viene l'ansia perché devo fare mille cose e quindi c'è questa roba qui. Non penso al day by day, non penso a come posso essere felice oggi, cosa mi renderà felice oggi. Poi, chiaro che come tutti cerco la felicità nelle piccole cose, mi bevo il caffè, mi mangio il cioccolato, che buona questa birra. Cioè, le faccio anch'io queste cose, no? Però quel giorno, penso sempre a quel giorno incastrato in un percorso molto lungo, molto molto lungo. E questo mi aiuta, perché è come se riempissi una barra, dicessi un altro giorno, un altro livello per raggiungere un obiettivo. E questo obiettivo deve essere molto alto e non può essere la felicità momentanea. Per quello io sono sicuro che dopo che avrò raggiunto degli obiettivi su Breaking Italy che voglio raggiungere, le cose che voglio fare, mi sposterò su obiettivi ancora più grandi, che saranno probabilmente legati alla beneficenza. Mi piacerebbe molto quella cosa lì. O comunque al modificare l'ambiente attorno a me in meglio, anche per dire a livello regionale o a livello comunale, perché la ricerca di questo qualcosa mi permette di vedere me stesso inserito in questo lungo percorso. E quindi non è più sono felice oggi, sarò felice domani, e magari è un devo superare questo giorno, devo superare questa settimana, devo superare questo mese, devo superare questo anno. Dopo questo anno ci sarà un altro anno in cui farò più cose. Mi aiuta molto quello, ecco. Quindi non è proprio un discorso di allontanarsi dal day by day. Spero di essere stato chiaro. A me aiuta molto quello. Poi la felicità viene dopo, e poi è anche una cosa un po' flebile, no? Cioè. Che spero di averti risposto un po'. Ascolta, se ti candidi in regione riusciamo a dare un calcio in culo a Solinas, ti faccio campagna elettorale. Grazie mille, cucumiao. È presto per quello, è presto, ma non c'è. Cioè, in realtà non lo so, non credo. Fate l'immagine, è finita per me. I miei oppositori politici avrebbero troppo materiale. Lo youtuber che vuole fare il politico, non è finito, non posso vincerla questa cosa. È impossibile. Un architetto. Ciao Shai, settimana scorsa parlavate di avere altri conduttori su Breaking Italy. Lo vedi possibile per il futuro? Poi, sai se Eleni è impegnata? Le offrirei volentieri un aperitivo al Moonshine. Siete tutti di Cagliari. E poi rovinerei tutto portandola a mangiare un panino da baffo. Allora, ovviamente sulla seconda parte non posso risponderti. Anche se potessi, non credo che lo farei. Solo perché hai parlato di andare a mangiare panini da baffo, quindi... I miei dipendenti meritano di meglio di un panino dal... Come si chiama? Il caddozzo, però non so come si chiama in altre parti, in altre regioni d'Italia, quello che fa il panino nel camioncino. Tutti ce l'hanno, ma ognuno lo chiama in modo diverso. Il lurido, perfetto. Quindi è sempre una versione diversa di sporco, comunque. Nice. Paninaro, vabbè, alcuni posti lo chiamano paninaro, sono più puliti. Da noi caddozzo, il merda, ok, va proprio volare. Il Veneto è sempre il Veneto, a posto, evviva. Ok, Zozzoni, Oxudi, cioè, caddozzo vuol dire sporco in sardo. Sgruscio, molto lo straccio. Cioè, non c'è il rispetto verso questa categoria, che però, alla quale però poi tutti quei servigi... sono molto richiesti, quindi c'è molta ipocrisia, ecco. Ok. Va bene, in Cagliaritano non ti allargare, ok. Cagliaritano è comunque uguale sardo, dai. La parte importante della Sardegna è Cagliari, diciamoci la verità. Comunque, non voglio aprire questa cosa, che peraltro non ci credo neanche io. Perché la Sardegna è bella tutta tranne Sassari.
Ma volevo dirvi, volevo rispondere all'altra domanda di un architetto, che è: vedi possibile per il futuro che altri conduttori su Breaking Italy? No, no, nel senso, no. Non nel immediato futuro, ed è più possibile che faremo delle altre cose inizialmente. Quindi non vi aspettate che da un giorno all'altro poppi qualcun altro in Breaking Italy, perché è un discorso un po' più complesso, no? Non è soltanto essere il volto di qualcosa, ma cioè dovete anche tener conto di una roba. Allora, mettiamola così, ti faccio tutto un giro, ok? L'altro giorno ho visto qualcuno che si è molto risentito del mio video sull'alienazione parentale, no? Con scritto: ah, Shy non è come X o come Y che dicono le cose vere. Shy non spiega che i poveri, ma i padri abbandonati dal sistema dei tribunali italiani, che non tutela gli uomini, l'alienazione parentale, bla 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 bla. E mi ha molto colpito perché di fatto io in quel video non ho dato un'opinione, non c'era un'opinione, perché non ho un'opinione in merito, perché non lo so. Noi abbiamo fatto una discussione interna, come succede in ogni video, e in Breaking Italy succedono due cose: o noi diciamo delle cose e poi io aggiungo delle opinioni, e quelle opinioni sono le mie, non sono quelle della redazione, che alle volte è anche contraria, quindi alle volte la redazione mi dice: noi non siamo d'accordo con questa cosa, io la dico lo stesso perché è la mia opinione, però c'è un dibattito interno. Oppure ci sono delle parti in cui, che a me sembra molto palese questa cosa, ed è qui lì il punto, dei momenti in cui io la mia opinione non la dico perché non ce l'ho. E invece c'è un po' ci si aspetta, cioè ci si aspetta questa cosa, che io dica sempre un'opinione su tutto. Cosa che poi viene anche criticata, no? Ah, i tuttologi che parlano di tutto, eccetera, eccetera. Ecco, io non lo faccio questo. Quando ho un'opinione la dico, se è argomentabile, se no argomentata, se no non, se non ce l'ho non la dico. E nella mia testa questa cosa è trasparente, chiara, quando è netta, quando una... cioè, ma mi rendo conto che per molti non è così. Cioè che la faccia che parla sta dicendo un'opinione anche quando dice soltanto dei dati. Quindi il fatto di cambiare ogni tanto e mettere qualcun altro in Breaking Italy incasina quel giochino lì, perché passa l'idea che adesso le opinioni sono altre, perché a dire queste cose è un'altra persona. C'è proprio molta confusione sulla divisione di dati e opinioni. Quindi, nel tentativo di non perdere quella parte comunque legata a me, che c'è in Breaking Italy, no? Che è sostenuto da tutto un sistema che però poi ovviamente fa capo a me in questo momento, prendere e spostare la gente non è il caso. Magari invece offrire delle altre cose diverse, con degli altri volti, quella la vedo come più probabile in un futuro prossimo. Ecco, non immediatamente perché non abbiamo la struttura, però in un futuro prossimo è più probabile. Però anche io, sentendo quel video, ti ho trovato molto pro sentenza. Pensavo lo fossi, scrive Laurin. In realtà non lo sono, cioè non lo so. Nel senso, io accetto quello che mi viene detto dalla comunità scientifica. La comunità scientifica mi dice: questa cosa non è scientifica, cioè questa sindrome non esiste. E quindi io accetto che quella sindrome non esista, perché non sono uno psicologo, non lo so, non ho quegli studi alle spalle. Sulla sentenza non ho un'opinione, nel senso, se seguo l'andamento di quella singola sentenza, perché ci siamo letti tutta la sentenza, che poi in realtà sono 5 sentenze, ok, posso dirti: va bene, questa persona era un po' uno stalker, quindi magari il figlio con lui no, eccetera eccetera, ok. Però in generale non lo so, cioè non lo so,
Non ho dubbi. Oppure anche lì c'è il discorso di... Ma quindi vuol dire che non puoi mai manipolare un bambino? Che non si può mai riconoscere la manipolazione psicologica su un bambino? Credo di sì. Nel senso, so bene che se io volessi potrei manipolare un bambino che ha un affetto nei miei confronti. Cioè, potrei manipolare un figlio nella giusta condizione, no? Perché sono il padre. Quindi immagino che questa cosa sia comunque possibile. Però non è quella sindrome lì, che quella sindrome non c'è. Quello abbiamo cercato di dire. Ovviamente però mi rendo conto che ogni volta che parliamo di qualcosa, anche se io dico, lo dicono gli esperti, alcuni osservatori dicono, sembra che le cose le stia dicendo io. Però non è sempre così, ecco. Ma esprimere un'opinione non si discosterebbe dal tuo ruolo di informatore neutrale? Io non sono un informatore neutrale, Cristiano, però cerco di essere... Nessuno è neutrale, non nessuno è neutrale. Però cerco di essere agganciato ai dati. Cioè, ogni volta, se a me... Tipo, se mi invitassero in un posto a dire la mia opinione su qualcosa, io sarei terrorizzato. A meno che io non abbia dei dati sui quali posso dire, guardate che non è così. Guardate che... Cioè, ci sono questi studi, ci sono queste cose... La dinamica di questo evento è andata così e non cosà, perché ce la siamo andata a vedere. In quel caso ok. Altrimenti io sarei un po' paralizzato, no? Perché comunque io esprimo molte opinioni, esprimo molti valori, sicuramente. Però cerco di farlo cioè, quando sono preparato. E la maggior parte delle volte io non sono preparato. Quindi dico, questa cosa io non l'ho vista, non è nel mio campo di cose che comunque mi ricordo, perché magari abbiamo affrontato in passato, quindi boh. Però ecco, non sono sicuramente neutrale, non cerco di esserlo, dico sempre, attenzione, questa è la mia opinione, questi invece sono i fatti. Credo potrei manipolare un bambino, parole scioccanti dal candidato alla presidenza della regione. Ecco appunto, vedi, io non ne posso uscire. Non ne posso uscire. È impossibile. The Great Splash. Ciao Shai, ascoltando il primo blocco di ieri non ho potuto fare a meno di immaginare le big tech come le Zaibatsu della cultura cyberpunk. Credi sia la direzione che stanno prendendo queste aziende? Come immagini gli stati possano difendersi da ciò? Allora, sì e no. Nel senso, nella cultura cyberpunk c'era questa idea delle aziende che diventano così grandi da essere più influenti e potenti degli stati. E questa cosa, per alcuni aspetti, diventa vera. Nel senso, ne stavamo parlando nella live scorsa con Adrian, quando spiegava come molti satelliti sono controllati, ad esempio, da SpaceX, no? Da quel discorso. Cioè, i voli, le cose, tutto in mano a molte aziende americane, no? Quindi non è più la nazione che fa le cose, ma sono le aziende private. Oppure pensiamo appunto ai social network, che sono diventati essenziali nella vita di chiunque per fare qualsiasi cosa, che sono per i cavoli loro, non dipendono dalle nazioni, ma di fatto offrono dei servizi basilari se vuoi fare molte cose. Scusate. Quindi in questo caso diventano molto grandi, molto influenti. Quello che decide Facebook, quello che decide... Instagram, quello che decide Google, quello che decide Apple, hanno un impatto così grande che soltanto sulle speculazioni di quello che potrebbero fare, dei prodotti che potrebbero presentare, si crea tutto un ecosistema, no? C'è tutto l'ecosistema dei leak, non so se l'avete mai visto, la gente che leaka le cose, Apple farà gli occhiali, Google farà questo servizio, è pieno di ste robe. Quindi molto importanti. D'altra parte, il mondo non è globalizzato. Il mondo diventa meno globalizzato, il mondo si sta spaccando in blocchi, grossi blocchi. E questi grossi blocchi non sono tutti uguali, sono anzi molto diversi. Ci stiamo accorgendo che gli Stati Uniti e l'Europa, ad esempio, per molte cose sono diversi. Gli Stati Uniti hanno un metodo di organizzare la società diverso da quello europeo. E più l'Europa diventa unita e forte, l'Unione Europea, ad esempio, che negli anni comunque a livello di... legislazione comune si è rafforzata, non è sempre più presente, no? Il famoso ce lo chiede l'Europa. Pensa alla protezione per la privacy, i dati, il trattamento di alcune big tech, no?
è diverso da quello che viene fatto dagli Stati Uniti. Cioè, ci sono delle normative differenti. E questo porta queste compagnie a dover venire a patti con il fatto che tra Stati Uniti ed Europa le cose sono diverse, ma tra Stati Uniti e Cina sono diversissime, tra Stati Uniti e Russia sono diversissime, tra Stati Uniti e India sono diversissime. Quindi il fatto che comunque debbano continuamente ripiegarsi di fronte a questi grossi colossi politici, intendo, quindi Stati Uniti, Unione Europea, Russia, India, Cina, fa in modo che queste gigantesche aziende rimangano comunque delle aziende sì multinazionali, ma in qualche modo legate al loro paese di riferimento. L'Unione Europea è molto indietro su questo, noi non abbiamo giganteschi, a parte Spotify per dire, ma non abbiamo giganteschi conglomerati che controllano il web, no? In generale Google rimane un'azienda americana, non è un'azienda internazionale, è un'azienda americana. Quindi risponde principalmente al governo americano, dopo agli altri governi. E questo vale un po' per tutti, no? Anche la filosofia che c'è dietro le aziende spesso riflette dove sono state, dove sono collocate. Quindi no, non lo vedo questo rischio gigantesco. Mi stavo un attimo affogando con l'acqua e non volevo fare rumori orrendi. Credo di avervela scampata, giusto? Scusate, morivo. Ora ce l'ho fatta. Bello. Grazie, morire in diretta è sempre stato il mio sogno. Grazie. Bene, sarebbe top pesce d'aprile, sono d'accordo, top pesce d'aprile. Allora, ci siamo? Bene, ce la posso fare. Mio Dio. Ho un attimo di reflusso orribile, ma ne uscirò. Fidatevi di me. Ok, sta passando. Ok. Ok, è fatta. Ho tutto sotto controllo. Candy Shadow, in bocca al lupo contro streghe e stregoni. L'ultimo spero proprio di riuscire a vederlo. PS, chiedi a Sio perché non scrive più storie sul topolino. In bocca al lupo contro streghe e stregoni. Candy, non capisco a cosa ti riferisci. Mentre l'ultimo, spero proprio di riuscire a vederlo, stai ovviamente parlando del podcast. Però streghe e stregoni non ci arrivo. Chiedi a Sio perché non scrive più storie sul topolino. Volentieri, andate sul club, sul feed del club, e scrivetemi le domande a Sio, che poi io gliele giro. Sembro brillante, invece le domande gliele avete fatte voi. Però Candy, questa cosa delle streghe e stregoni dopo me la devi spiegare, perché mi sono un attimo perso. Quindi niente, grazie. Al solito, grazie per le donazioni, questa cosa non ve la sto dicendo. Grazie per gli iscritti, ogni tanto vedo che qualcuno si iscrive al canale. Niente, non ci tenevo a dirvi anche questa cosa. Quindi andiamo sulla prossima domanda. Timothy, sto cercando di palesemente di riprendermi dopo il momento di terribile. Ciao Shai, domanda rapida: come mai la Cina non batte ciglio nonostante la maggior parte dei paesi commerci con Taiwan indipendentemente, tipo i semiconduttori?
PS, voglio una collezione di NFT di tue espressioni, ovviamente gestita dalle bimbe di Shai. Allora, su quello non so aiutarti, non posso aiutarti. Mentre la Cina non batte ciglio, nonostante la maggior parte dei paesi commerci con Taiwan. Allora, innanzitutto perché non è interesse di Taiwan sì, vabbè. Non è interesse della Cina che Taiwan, collassi economicamente. Hanno invece interesse che prosperi. Quindi il fatto che i paesi commercino con Taiwan non è un problema in questo senso, no? Se effettivamente la Cina non volesse far succedere quella roba lì, non la farebbe succedere, perché ha avuto tutto il tempo per evitare che Taiwan diventasse così centrale nei commerci con il resto del mondo. Tenete infatti anche conto che tra Taiwan e la Cina, cioè Taiwan e la Cina non sono due nemici che non si parlano, sono strettissimi in realtà, hanno un sacco di commercio. Il principale partner di Taiwan non è l'Occidente, il principale partner commerciale di Taiwan è la Cina. È un rapporto molto comunque stretto, ha molti punti di contatto. Quindi è un discorso super ambiguo. È un discorso super ambiguo. È come Hong Kong. Hong Kong non c'era l'interesse affinché fallisse, no? C'è semplicemente stato a un certo punto questa politica per cui Hong Kong piano piano è stata inglobata. Ovviamente voi mi direte, certo, è stata inglobata in un momento in cui non era più così forte, perché è vero. C'è stato un momento in cui Hong Kong era la zona più ricca della Cina, letteralmente. Quindi in quel momento non c'era la forza politica magari per riprendersela, no? A un certo punto la forza economica della Cina è cresciuta enormemente dalla questione delle politiche delle zone sperimentali, no? Come Shenzhen. Quindi dove si sperimentava un tipo di capitalismo libero, un po' controllato, no? E quindi queste zone sono diventate super ricche, grazie ai rapporti con l'Occidente, anche allo sfruttamento della manodopera a bassissimo costo, eccetera, eccetera. E quindi a un certo punto Hong Kong non era più così fondamentale come sbocco verso l'Occidente, no? Taiwan è un discorso un po' diverso da questo punto di vista, perché comunque è piuttosto ricca, ma non è ricca come la Cina. Però ha un'economia particolare, diversa, anche una struttura diversa. Quindi per la Cina, no, una struttura politica intendo. Quindi per la Cina non c'è l'interesse a soffocarla in questo senso, c'è semplicemente un interesse affinché piano piano nel tempo la si possa avvicinare. È un long game, no? È un gioco di lungo periodo. Non è che domani vedremo un'invasione, no? Di militari che vanno a prendersi Taiwan. E quindi non c'è neanche l'interesse affinché TSMC smetta di vendere semiconduttori a tutto il mondo. Peraltro, questa dipendenza, l'Occidente la vive male. Nel senso, noi diciamo Taiwan, i nostri, che orgoglio, l'Occidente, viva la democrazia, che è vero, perfetto, senza nulla togliere al fatto che siamo comunque dipendenti, tutto il mondo è dipendente da Taiwan che fa i semiconduttori di tutti. E fare i semiconduttori è molto complesso ed è una tecnologia in costante evoluzione che scarta il numero di aziende che ogni anno possono competere per continuare a fare semiconduttori. Perché i microchip diventano progressivamente più complessi da produrre perché diventano sempre più piccoli, sempre più ingegnerizzati. Non so qua che livello di approfondimento mettere in questa cosa che sto dicendo, però diciamo che diventano sempre più complessi da costruire, no? È la ragione per cui diventano anche sempre più efficienti. E quindi questo significa un avanzamento tecnologico delle aziende che devono diventare più efficienti per produrli. E
e sono sempre meno. E quindi alla fine le moltissime aziende che facevano questa roba qui sono diventate pochissime. E adesso c'è tutto un investimento da parte dell'Unione Europea affinché le aziende europee ricomincino, che prima erano tantissime, producevano tantissimi semiconduttori, perché noi prima nella tecnologia eravamo molto forti. Pensate a Nokia, quanto era forte a un certo punto, quella era europea. Noi abbiamo un po' perso questa leadership e l'Unione Europea sta spendendo molti soldi, ha destinato molti soldi, non li sta ancora spendendo ma li spenderà, per fare in modo che questa competizione sia possibile, perché per mettere su una infrastruttura che possa competere con un gigante come TSMC ad esempio è difficilissimo, però è strategico, è una cosa strategica, e quindi te ne devi dotare anche tu, non puoi dipendere così tanto da Taiwan. Quindi c'è proprio il discorso opposto. Esatto, i semiconduttori sono fisicamente dei semi, esattamente. Non vedo l'ora che esca la nuova stagione di Boris, non vedo l'ora. Un secondo che mi scrivono i moderatori. Normalmente. Secondo. Fatto. Oh Tinad, nessuna domanda in particolare. Vengo solo a offrire il mio periodico caffè equo solidale con ingrediente hipster a scelta. Alla prossima e un saluto al Bic. Grazie mille. Grazie. Torna che ci manchi. Se no ti scrivo, senti, spiegaci delle cose della Costituzione. Leggici queste leggi e spiegacele. Molto importante. Torna o ti minaccio. Torna o io ti scasso. Ti scrivo, oh, spiegami cose. Interpretami questa norma. Lo bagniamo su Twitch se non torna. Benissimo. Giusto, Marco? Molto bene. 4 scrive: ciao Shai, nell'ultimo periodo sono molto preoccupato per tutte le notizie che circolano sull'antivirus Kaspersky. Non so se ne sia a conoscenza. Io da utilizzatore ho deciso di disinstallarlo. No, Kaspersky si dice, perché è russo. Allora non l'ho approfondita io questa cosa, quindi devo dirti la verità. Ho visto che c'è un video di Matteo Flora, che non posso consigliarti perché non ho guardato il video, ma so che Matteo è in genere molto attento alle questioni tecnologiche, quindi ho visto il suo video, poi immagino che ce ne siano anche altri che spiegano. Quindi non lo so, purtroppo non sono la persona giusta perché non ho questo antivirus e non so quale sia il problema, sinceramente, quindi... Quindi sì, non lo so. Scusate, mi distraggono quei moderatori che mi prendono in giro, ma io non so di che parlate. Cos'è sta roba? Ok, adesso ho capito. Mi licenzio, basta. Dovrete aspettare altri 3 mesi per il mio regalo. Io l'ho visto, quel video lo posso consigliare, grazie mille. E il libro di Lundini, volete vedere i libri che c'ho qua? Vogliamo fare, non ho più domande, quindi vado in freestyle. Vediamo. Sì, questo è il libro di Lundini. Poi c'ho Francesco Bianconi, Atlante delle, non so come fa così, Atlante delle case maledette, andando sulla vicino non si vede. Cronache di gioventù, che non è un libro ma è un fumetto, come potete vedere. Non so, non è molto interessante che faccia questa cosa, un sacco di roba. Queste sono delle analisi, questa è una mia gastroscopia, non credo che ti interessi moltissimo. Ho un sacco di cose, non so. Francesco Guccini, Storie liete, fiabe nere, non so se... Ho molta roba qua. Sono un uomo colto. Cosa vi faccio? Volete vedere la mia gastroscopia? Quella non ve la faccio vedere. C'ho questo. Pretty nice. La storia di Ulisse. Bellissimo. Dico bellissimo, ma in realtà non l'ho ancora letto, quindi magari non è bello.
Cioè, ecco Milano. Vi faccio, questo è l'ultimo che vi faccio vedere, dai. Allora, ecco Milano. È una roba di Rizzoli Lizard, di Matteo Pericoli, che vi faccio vedere per un motivo. Perché è una roba che si apre come un libro, però in realtà è lo skyline di Milano. Ed è lunghissimo, infatti non lo posso aprire tutto perché tanto non ci sta in quadratura. E that's it. E that's it, signore e signori. Quindi questo andava bene perché ho detto che non leggo i libri ma guardo solo le figure, quindi mi hanno mandato un libro solo con una figura per rendermi le cose più semplici. Incorniciolo nella casa nuova, vabbè, però è Milano, cioè fosse stato lo skyline di Cagliari l'avrei incorniciato. Quindi signor Pericoli, mi mandi anche lo skyline di Cagliari per favore. Cagliari non ha uno skyline, ma scherzo, guarda che bellissimo lo skyline di Cagliari, è meraviglioso. Con la sala del diavolo, molto bello, molto bello. Su quello di Ulisse si sono viste cose, oh no, oh no. Bau bau bau, lo so, va così, purtroppo va così. Come fai a leggere tanti libri in poco tempo? Leggo abbastanza velocemente. Alle volte sono obbligato, perché magari è venuto un ospite, quindi voglio leggere i suoi libri, le sue cose. È una cosa che mi piace fare. Inoltre, il rifiuto dei social mi aiuta molto. Perché io alle volte... cioè, mi rendo conto che come tutti sono molto dipendente dal telefono. Sto cane... Madonna. Scusate. Non riesco a concentrarmi. Sono molto dipendente dal telefono e quindi alle volte mi scoccio di scrollare, leggere Reddit, guardare foto di gente, e quindi alle volte mi dico basta, voglio fare un'altra cosa, e quindi leggo i libri. Tanto non ho tempo di... allora, se giocassi ai videogiochi non avrei tempo di leggere i libri. Cioè, quando io giocavo molto ai videogiochi non leggevo i libri, perché sono entrambe attività che ti assorbono parecchio. Quindi adesso che non gioco molto ai videogiochi, leggo i libri. Detto questo, ho reinstallato Minecraft. E ci ho giocherellato per un paio di sere. Ho fatto... bello. Bello. Live di Minecraft. Purtroppo il computer è quello che è, Sandro. Purtroppo ci abbiamo sto problema. Purtroppo abbiamo sto problema. Se no. C'è un server di Macron di Minecraft, ok? Non ne so niente, non so nulla di tutto questo. Raccontaci qualcosa di te che non hai mai raccontato prima, scrive Davide Petruzzella. Boh, non vi ho raccontato tutto quello che vi posso raccontare, credo. Al massimo dovresti farmi una domanda più specifica, se no non mi viene in mente nulla così. Io non ho visto questo fantomatico video della campagna elettorale di Macron su Minecraft. Dov'è il telefono? Voi vi chiedete, ma perché non te lo guardi sul computer che sei davanti al computer? Because my computer. Ma se io cerco Minecraft Macron su YouTube, cosa trovo? Emmanuel Macron su Minecraft Shorts. No, cosa? Macron ha ouvert un server Minecraft. Non so come si legga questo. La campagna di Emmanuel Macron su Minecraft. Bello. Che è sta roba? Avec vous, non so... Ma che è sta roba?
Cosa sto guardando, scusate? Questo che cos'è? Cosa mi rappresenta questo omino che si muove? Cioè, hanno fatto questa cosa? Questa cosa è successa? Is this a thing? Ah, esiste. Cioè, io posso andare. Questo è in francese. Ma... Allora, finché questi non parlano in inglese, io non li voto. Tinad, Macron, cosa mi hai ricordato? Macron su Minecraft mi fa avere subito il PTSD di Pietro su Second Life. Oh mio Dio, cosa mi hai ricordato? Oh no, di Pietro su Second Life. Che vita che vivevamo, che bello. Allora, dai, diciamoselo. Il benessere di una società si basa sulla inutilità delle polemiche giornaliere. Cioè, a cosa che stavo pensando stamattina? La polemica? Che non era quella sulle buste le bustine del supermercato, ma un'altra stupidaggine alla quale io ho dedicato un video e ho detto, ma perché? Perché? Ma non mi ricordo. No, Dio, non mi ricordo. Ho fatto un video in cui ho detto questa cosa. Era la stupidaggine. Vi ricordate mesi fa la questione del fare la spesa sexy? Tipo la tipa che entra al supermercato, spinge il carrello, sollevare la gamba quando prendi una roba dal... E ho pensato, ma come stavamo meglio? Ma quanto eravamo felici un anno fa? Che io dedicavo un pezzo di Breaking Italy a quella roba lì, a sollevare la gamba sexy. E adesso facciamo i video monotematici sulla guerra, sugli spostamenti di truppe, sui profughi. Allora, il benessere di una società si basa tutto su quello, sulle polemiche. Sulle polemiche è tutto lì. È tutto lì. E invece c'è i video su quanto è appropriato. Su quanto è appropriato sollevare la gambetta. Oh mio Dio. Come fare la spesa in modo sexy. Eravamo felici. Quindi quando c'era Di Pietro. No? Bisognava abbattere il berlusconismo e quindi... Ah, ma come... Cioè, ma che felicità era. Insomma, questo. Non c'era il Covid, esatto. Eravamo felici e non lo sapevamo. Adesso va di moda dire così, hai ragione Astolfo. Eravamo felici e non lo sapevamo. Le nocciole italiane nella Nutella. Chi l'ha scritto? Bravo, bravo. Chi è brava? Chi l'ha scritto? Marti. Non so se sei un bravo o un brava. Brava. Le nocciole italiane nella Nutella. Bellissimo. Grandi problemi. Io sapete, sto cercando di smettere di mangiare la Nutella perché mi hanno detto che le nocciole non sono italiane al 100%. Cosa dici? È normale, la Nutella produce tonnellate di Nutella. Vabbè. Che bello. Bei momenti. Stavamo bene. I ristoranti erano pieni. Era tutto bellissimo. Vabbè. Le polemiche, vabbè. Shai deve comprare. Che cos'è che dice deve comprare? Scusa se ci clicco, lo vedo. Un nuovo PC? Ok. Mi organizzo. Danilo, grazie per essere finito al club. Grazie mille per l'ingresso di Danilo Stefani nel club. Grazie mille. Molto apprezzato. Entrate sul club. BreakingItaly.club. Entrate nella setta. E fate entrare. Vota e fai votare Shai. Insomma, è tutto lì. Bellissimo. Peraltro io sono stato così poco sui social oggi, tipo 10 minuti mentre ero in bagno, che non so, non ho visto i pesci d'aprile. Ho visto giusto due cose che mi hanno fatto ridere, però c'è cose proprio da giornalisti. Ho visto una giornalista amica mia che è super anti-renziana e ha annunciato che entrava in Italia Viva.
è un giornalista molto bravo, peraltro, del Foglio, Luciano Capone, cui un amico annunciava il suo ingresso nel Fatto Quotidiano. Di cui un amico annunciava l'ingresso nel Fatto Quotidiano. Erano entrambe false, mi facevano ridere, però sono cose un po' interne. Non ho visto cos'è. Ah, e poi ho visto Sharkoon, che è una, l'azienda questa, con cui non ho contatti dal 97, che ha fatto la sedia per doppia da coppia, quindi uomo-donna, e ci sono mezzo cascato. L'ho vista, ho fatto, ah, ma questa roba è gravissima! E poi ho capito che era uno scherzo. E li ho visto che già nel PD me lo sono perso. Dyson era pesce d'aprile oppure no, con il purificatore da faccia, immagino, suona come una cosa da pesce d'aprile. E quando ci caschi capisci di essere vecchio. Ma non è vero, perché io mi ricordo che ai miei tempi, una cosa che un vecchio non direbbe mai, quando si giocava tantissimo a World of Warcraft, 3 anni della mia vita lì, proprio bruciati, dimenticati, ogni anno c'era il pesce d'aprile di Blizzard, e ogni anno milioni di utenti ci cascavano, ed erano palesi, erano veramente palesi, tipo... LOL, introdurremo questa cosa impossibile per cui non esiste la tecnologia e non c'è, è una cosa stupida, no. E tutti ci credevano tantissimo, quindi è anche un po' lì il cringe che è diventato il pesce d'aprile, perché quando c'è la comunicazione di massa, anche la cosa più stupida possibile, comunque una piccola parte delle persone ci crede, e quindi devi rendere gli scherzi abbastanza tonti per cui la maggior parte delle persone non ci casca. Non li puoi fare troppo elaborati e quindi alla fine non fanno più ridere. Il pesce d'aprile delle molestie, non so cosa sia, Matteo Ercole, non so. Margherita scrive: è vero che ricordi quelli e le varie festività nelle capitali. Che bello. Però non mi... quelli sono periodi che non mi mancano, ecco. Nel senso, bella, però era devastante a livello umano. Cioè, io sono un po' contento. Magari mi sbaglio, magari mi sbaglio da babbano. mi sembra che giochi che... sono che richiedano un quantitativo di tempo industriale come World of Warcraft non esistano più, almeno a quel livello, almeno ho questa impressione, però magari sicuramente mi sbaglio. Però lì era davvero, cioè mi devo mettere a è un lavoro, devo lavorare su Breaking Italy, su World of Warcraft. Era proprio un gioco veramente una cosa folle, era un'arma veramente folle, divertentissimo però folle. Adesso scrivete un po' di giochi che non so cosa siano, vero? Mi sbaglio. Una reazione all'ultimo video di Karim. Allora, dite a Karim di rispondermi, perché io gli ho scritto su WhatsApp 2 volte e non mi ha risposto. Quindi non so se non usa più WhatsApp e usa solo Telegram o... non lo so, non ha... Ditegli... Oh, Karim, dove sei? E chi sei, soprattutto? Non so di chi parliamo. Ma chi ti credi di essere? Scherzo, ovviamente. Non so chi sia. Elden Ring? Allora, no, io non ci ho giocato a Elden Ring. Ho parlato con mio nipote. Gli ho chiesto, tu ci giochi? Che è adolescente. E mi ha spiegato tutto. Ah, Elden Ring, figo, eh? Ne ha parlato un po' Sabaku nella scorsa super live che abbiamo fatto. E ho fatto finta di sapere di cosa stesse parlando. Però, cioè, nel senso, sapevo a malapena che non gioca appena uscita, eccetera, eccetera. Però non ci ho giocato e non mi sembra roba per me. Non mi sembra roba per me.
Ci ho parlato con mio nipote, Sandro, te prego. Cioè, è la verità, nel senso, ci ho parlato con mio nipote. Cioè, io sto invecchiando, cioè, purtroppo sta succedendo. It's happening. Succederà anche a voi. Meglio a voi che a me. Sono quelle cose che si dicono, no? In famiglia, tra amici. Hai mai giocato? Ho giocato un po' a Dark Souls. Sto facendo la figura del, veramente dell'ottogenario oggi. Però ho giocato un po' a Dark Souls, però non mi è piaciuto, non è mio. A me non piacciono i giochi brutti, mi piacciono i giochi scusate, mi è uscito un attimo di sardo. I giochi dove costruisci le cose. Cioè, io ho sto problema qua. Io devo costruire e modificare l'ambiente attorno a me. C'ho questo. Quindi dai, me ne vado, basta, me ne vado. Mi avete offeso. Karim, sono offeso per... Chiudo la live perché Karim non mi ha risposto su WhatsApp. Quindi, basta. Tipo Animal Crossing, esatto. Tipo Factorio, non l'ho mai installato perché so che è finita per me. O tipo... com'è che si chiama quel gioco meraviglioso? Rimworld. Rimworld è il mio gioco. È lui, è il mio gioco, però l'ho disinstallato perché sennò finisce. Però non c'ho, tutto, c'ho un figlio, c'ho nipoti. C'ho, che cazzo. Quindi dai, grazie mille, me ne vado a casa. Grazie per la compagnia, grazie di tutto, al solito grazie per guardare Breaking Italy, grazie agli iscritti al club, ai moderatori, a chi verrà al podcast. Che periodone, grazie mille. Dico anche le frasette tipo: se voi ci siete io ci sono, collegatevi amici alla mia live diretta Facebook. Dai, buon weekend.